Salve gente, benvenuti a questo nuovo video, e oggi siamo qui in compagnia di Marquez sulla survival. Oh! Wow! Wow! Non me l'aspettavo ciò. E oggi, signori, siamo domani, quindi... Fine. Enuncia! Il primo episodio perché laggavo un bordello, poi abbiamo giocato un sacco senza fuck, senza Sì, registrare, è vero. quindi abbiamo fatto un bordello di progressi. Sì, ci siamo pullati di diamanti, abbiamo fatto coltivazione, abbiamo provato a penetrare nel Nether, però lagga Ha crashato il troppo e server diciamo, crasha tutto e ogni abbiamo volta che superato entri. le mucche. Sono milioni, però lui me ne ha ammazzate la metà. E vabbè, adesso vi facciamo vedere un attimo lo schifo che abbiamo nelle ceste e poi Fine. facciamo il progetto. Allora, quindi devono le sue ceste piene di squeebif. Già, Schifo. sono Schifo. mollicce. È un enchanting table. Roba. Ha 55 diamanti perché è pazzo. È un blocco di ferro perché è ancora più pazzo. Oh! What the Oh, a fuck? caso ce l'avevo in mano. Ho cliccato mentre lo mettevi. Va benissimo, Wow. qua c'è anche una lily pad per mostrare la mia ricchezza. Aspetta, la metto Qua c'è del nel dirti. quarzo. Come fai ad avere il quarzo? Vabbè. Sono andato nel Qua ci sono Nether. blocchi brutti, qua ci sono altri blocchi brutti, altri blocchi brutti, altri blocchi brutti. Ok, io mi mangio raw beef. Rosbif. Sì. Adesso andiamo a visitare la mia base, che si è evoluta un bordello. Allora, qua c'è tutta questa zona dove ti senti un bordello a tuo agio. Qua c'è la zona principale. Si è sistemato un po' le ceste, il letto. Io ho solo 8 diamanti, perché gli altri li ho usati per fare un bordello di cose, un sacco di libri incantati. Sì, se vuoi un po' di libri incantati, cerca qua dentro. Sì, c'è lo schifo qua dentro, vero? Sì, fa schifo. Tutto uno, che poverata! Non come taglia che si giva i livelli. Sì, taglia tipo tutto maxato, tutti gli Esatto, enchant tutti gli enchant maxati. maxati perché si giva un casino di livelli. Io sono riuscito a prendermi un piccone con efficiency 4, Sig Touch and Breaking 3. La cosa più maxata che ho potuto prendermi. Qua c'è la mia bellissima coltivazione di grano. Poi, Minuscola, ah, povero. minuscola, sì. Poi qua dietro non ho ancora fatto un buon passaggio, ma c'è la miniera. Vabbè, evitiamo di farla Porca. vedere. Sì, perché ci sono D là dentro. Esatto, c'è Jesus Deon. Qua c'è l'enchanting table, bello Forza, fullato, Lurid. sporco zozzo. E E di questa è qua la zona che mi piace di più, non so perché. abbiamo la Accumulando farm di risorse. pesca automatica che produce un sacco di bella roba. Tipo i pesci. Tipo i pesci. I Guarda pesci in questa falso, mi cesta, piace ci sono più tutto. roba ambigua che pesci. Sì, vabbè, di pesci ce ne sono milioni staccati. Sì, aspetta che li metta a cuccare tanto. Li metto a cuccare. Adesso vi scioglieremo anche la base del tagliafico, però non aspettatevi niente di buono. Non eccitatevi. Ovviamente anche quella lì lui l'ha fatta Qua c'è un albero enorme. orribile, ma è fatto per essere orribile, quindi. Io non ho mai capito sta cosa, l'ho fatto per essere orribile, ma andiamo. Qua. Tagliafico ha frullato tutto di sentieri e Esatto, cose. tagliafico è pazzo. Ha fatto il ponte brutto su cui abbiamo fatto l'intro. E con la pioggia delle shaders era molto meglio perché non si vedeva niente. Wow. Cioè, cattivo. Allora, fullato tutto di sentieri bruttissimi. Perché madonna, se li fai così o li fai tutti uniti o li fai con questi però mescolati anche con altri blocchi. Così non ha senso. No, non li devi per forza fare tutto niente, ma comunque ce ne sono troppi pochi. Ok, Sì, sembrano delle macchie di letamata. la casa di taglia si è ancora upgradata, c'è cioè la torre più brutta che io abbia mai visto Ok, e le questo sue non voglio. coltivazioni sono potenti. Non voglio. La sua casa è Raga, enorme, non è in stile con ciò che facciamo noi, è se va pazzo! bene a tutti loro piacerà un bordello, Esatto, ma se fa a tutti loro tutto piacerà un schifo. Cioè, allora, la casino. forma è decente, cioè ha Sì, non è un male. senso che Ha un una va di qua e perché. una va di là. Sì. Però non è da survival. E poi vabbè, con la torre là non ci potete Ma che vedere niente, fa Cristo è? schifo. Una chiesa dei villager. Sì, più o meno. Beh, adesso facciamo l'unboxing della casa di taglia. Unboxiamola con la TNT. Oh shit, c'è un vetro qua. Direi che è finita. Fine. È un Non c'è buco niente ormai. all'interno, è un obbrobrio. Matteo, basta, lo sappiamo cosa ne pensi, le tue opinioni fanno schifo. Se facciamo una cosa molto cattiva. Ah, che bello questo crafting table. Oh, questo mi piace. Gli ho spostato Questa il cosa qua letto. mi piace, è l'unica cosa che mi piace. Cosa? Verbetta? Vuoi fare dietro le finestre? Bah, sì, vabbè. Non Qua c'è, so qua come una farlo crepaccio giungere. fantastico dove potrebbe fare cose belle ma non le farà. Questo pavimento è orribile, è cacca di piccione. Mi piace. Gli ho spostato il letto così se muore non respawna lì. Sono una persona orribile. Cos'è qua? Questo io non l'ho visto. Ah, la parte sopra, ok.
ancora più inutile di piano di sotto, perché qua c'è il magazzino più inutile del mondo, che poi è enorme. Ma aspetta un attimo, tutto questo cristo di legno dove l'ha preso? Ma io non lo so, vabbè, si parla in fretta proprio. No, ma lui non ce l'ha la foresta nera vicina, e da me sicuro, da me ne ha preso due stack, li ho dati io. E direi che non bastano due stack per farlo. No, lì c'è la foresta nera, guarda, già lì vicino. Staccato. Mi puzza un po'. È lì, zio, è lì. Lo so, ma taglia, mi puzza un po', si giva pure gli enchant, secondo te non si giva questo? Ma l'hai guardato, no? Quello che ha fatto. Ma è pieno di roba enchantatissima. Ma che? Efficiency 2, breaking 1, efficiency 2. Sì, ma guarda, qua c'è una full diamond, ma qua... sì, va bene. Non li ho mai trovati i diamanti, è sempre appunto detto che non li trovava. Vabbè, raga, fortuna che è nostra la survival, se vedete cose troppo esagerate, appunto, la taglia, che è anche scarso. Ma ce l'ha anche addosso da full diamond, non può aver trovato tanti diamanti da fare da full diamond, uscito un creeper. Facciamo gli esplodere la casa. Oh, shit, ce n'è un altro. Mi hai dato un intona potentissimo, sei capace di usare l'arco? Scusa, non volevo. Ma mi hai lasciato a 4 cuori. Poi hit. Perché? E la madonna, quanto cristo male fa? Quella mia armatura fa cagare. A power 3. Comunque, oggi andremo a fare questa ferrovia per collegare le nostre, esatto, casupole. Che non sono casupole, ma sono basi. Quella d'Italia è una casona inutile. Poi anche noi la faremo una casa in seguito, però molto più piccola e ovviamente molto più stilosa. Anche grossa, però comunque il grosso si deve espandere in modo non piatto. Sottoterra, un po' sopra, un po' esatto, di ambi cose, non piattone, basta. Cioè, no, è come. Esatto. No, la casa d'Italia è lo stile che usano tutti gli youtuber italiani nelle survival, quelli che non sanno buildare, fanno tutti enorme, di forme ambiguissime e orribili, sì, e poi tutti dicono che è fantastico. Lui che copia tutto da internet e gravi al cazzo. Surri pazzo. Surri è brutto. Bravo Surri, sei bravissimo e... Sponsorizzaci, bravo. Grazie. Con calma. No, non voglio. Hai tirato le cose nella gola. Non voglio la sua community. Ma io anche sì. Perché le frecce mi escono dalle torce? That's no make no fucking sense. Comunque, zio, partiamo da me così capisci bene come farla. Allora, qua ci ho scavato un pezzo. Io non ho esattamente capito che dimensioni bisogna farle, quindi per ora lascerò fare a lui. E questa qua devi solo continuare, devi scavare dritto questa forma. Una forma un po' pazza. Poi il resto si aggiunge dopo. È un tondo. Sì, è pazzo. Perché continua a scavarsi a fare quando uno è cretino? Questa c'è la due rodaie. Questa qua. Porco due, ma è enorme. E anche questa qua, sì. Mi piacciono le cose enormi. Sei pazzo. Come la casa d'Italia, insomma. Sei bellissimo. Pazzo. Vabbè, direi che facciamo un bel taglione dove scaviamo un bel po', oppure un sì, terna, ci vediamo. Tipo un miliardo di metri nel frattempo, perché noi siamo farmoni. Esatto, e ci farmone. Vediamo quando abbiamo fatto un po' di progresso. Bye. Have a good time. Allora, signori, dopo quanto cristo abbiamo scavato, troppo decisamente, sì. Abbiamo fatto il primo pezzo del tunnel, quindi la parte che porta da casa sua, dalla sua base alla, diciamo, al punto principale, che poi si andrà a collegare alla mia base, alla casa di Taglia Tozzo. E sì, all'inizio ci siamo subito accorti che l'abbiamo fatto troppo in alto e poi sfociavamo in mare, sì, quindi abbiamo detto ma proprio tanto, ma tantissimo. Esatto, l'abbiamo passato di 15 blocchi. Il punto che è sotto. Abbiamo passato di 15 blocchi e guardate quanto è maestoso. Sopra ci sono ancora dei buchi di cose. Sì, c'è del sozzo, quando l'abbiamo passato abbiamo bucato tutto. Uno schifo. Guardate quanto è maestoso, raga, è lunghissimo. Ed è profondo, ed è alto, ed è pieno di mob. E poi riperanno, chi se ne accorge? Sì. Va bene, stai calmo. Ma sbaglio o... Ah, ok, era uscita dallo zombie quella freccia. Di qua c'è casa sua. Ma ha schivato la freccia in modo bellissimo quello zombie. È a 60 blocchi di distanza, esatto. E altri 60 blocchi così, contando che questi sono solo 67, sarà difficile. Guardate. E poi di là c'è la scala per andare su da me. Taglia e cose, ma... E di là c'è la casa di Taglia che poi si farà lui perché è pazzo. No, vabbè, l'aiuteremo.
Comunque, E poi adesso che vabbè, ho da là ci fatto... collegheremo anche ad altre cose. Esatto. Come vedete, Quindi... ci sono due strade, ognuna che porta da un lato, tipo se Sì, prendo la mia qua di sopra ci saranno dei qua, di rotaie. via Dominic, e se vado dalla destra, vado da Taglia. Esatto, e qua E lì invece la ci strada. sarà tipo una stazione principale che magari va un po' nell'acqua, col vetro, un po' di roba figa. Vabbè, che poi ti porta su e facciamo una base che spunta dall'egua. Esatto. Molto stealth, non è che deve essere maestosa. Adesso vi facciamo vedere due decorazioni come all'inizio, giusto per farvi capire il pattern, Esatto. poi basta perché Poi lo è faremo off lunga, camera poi le ovviamente facciamo off perché camera. Poi vediamo se per il prossimo nel episodio riusciamo a prossimo finirla. episodio sarà finito tutto sto tunnel. Allora, signori, eccoci un'altra volta qua con Marquez che si ingozza di BF. Abbiamo messo un po' di decorazioni, abbiamo fatto quella parte che abbiamo scavato, più o meno tutta. Non è ancora finita, ci vorranno ancora dei piccoli dettagli che poi faremo. Ci vuole il legno di spruce, ma in questo momento non sappiamo dove trovarlo, quindi poi dovremo fare anche esplorazione. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo Tagli. combinato. Attenzione. Guardate. È veramente figo l'effetto che fa di qua, cioè immaginatevi passare qua col carrello boostando fortissimo, magari anche con un po' più dettagli in giro. Sì, ci vogliono ancora molte Io ci cose, vorrei sia mettere del ovviamente rosso, del colore soprattutto. rosso, qualcosa, della lana, non so. Ci starebbe bene secondo me. Qualche tipo Già ci saranno, tendaggio, no no, già ci pezzo saranno i redstone block per le rotaie, già lì dà di cose. Sì. un po' di colore. Poi vediamo. Comunque per ora abbiamo fatto questo, Non qua te ne sotto c'è frega l'acqua. niente del fatto che mi hai appena cacciato di sotto. Guardami qua che Non mi sono sguardo. manco accorto. Sono sporco! È acqua di fogna questa, se va bene. L'ha messa Poi qui sotto taglia. ci metteremo un po' di tutto. Ci saranno sassi, ci saranno quelle cose di spruce. Sono delle cose che devono stare in dentro, in fuori, un Sì, po'. poi magari un po' Mi di lili, piacciono poi un po' di quelle robe. sporco. Comunque dà veramente un bell'effetto, è grosso, è bello. Ma soprattutto è utile. Poi Esatto. anche le pareti adesso sono tutte di stone, poi ci mettiamo un po' di materiale È un po' più. utile ma E bello, e ciò è una cosa molto quel importante. buco lassù non l'abbiamo ancora ricoperto perché siamo scarsi. Siamo pazzi. Ma quindi signori, per questo episodio del survival direi che abbiamo finito qui. Quindi bene, l'abbiamo fatto. Per voi magari durerà poco questo episodio, ma noi abbiamo fatto veramente un bordello di roba. Fuck Eh sì. yous. E quindi signori, per questo episodio è tutto. Ricordo di lasciare un bel like, condividete con tutti i vostri amici, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo a un prossimo episodio del Survival. Bella!